Carmen Di Pietro delusa dagli inquilini, lo sfogo al GF VIP. Grande Fratello VIP, Carmen Di Pietro amareggiata. La terza puntata del GF VIP andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata decisamente difficile per diversi concorrenti. Tra questi chi ne è uscita più a pezzi è stata senza ombra di dubbio Carmen Di Pietro. Il motivo? In pratica la donna è stata mandata in nomination dal suo gruppo contro Daniele Bossari. Una nomination che non è affatto piaciuta alla giunionica concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi. Motivo per cui, alla fine della puntata, si è un po' isolata, sfogandosi con Cristiano Malgioglio e Daniele Bossari. Ma la Di Pietro è sembrata essere davvero inconsolabile. Tanto che anche stamattina ha preferito rimanere sulle sue. E nonostante i tentativi degli altri di chiarirsi in queste ore, ha preferito trincerarsi dietro a un fragoroso silenzio. Carmen Di Pietro riuscirà a superare questo difficile momento? Riuscirà a chiarirsi con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani? Queste e tante altre le domande che molti fan si stanno ponendo sui social in questo momento. Ma perché è stata nominata? Carmen Di Pietro del GF VIP contro tutti, lo sfogo. Carmen Di Pietro è stata nominata dal suo gruppo perché è stata accusata di nascondere il cibo. Un'accusa che la concorrente del Grande Fratello VIP ha rispedito subito ai mittenti, spiegando i fatti nel dettaglio. Tuttavia la sua spiegazione pare non aver convinto affatto il suo gruppo. E per questo motivo è finita in nomination contro Daniele Bossari. Una nomination che pare essere molto difficile per la popolare showgirl. Difatti. Come mostrato dagli ultimi sondaggi circolati online, sembra che per Carmen le cose non stiano andando benissimo, risultando la favorita a dover abbandonare la casa più spiata dagli italiani. Che la donna, in questi giorni, riesca in qualche modo a sovvertire la situazione in suo favore. Ovviamente i suoi tanti fan lo sperano ardentemente. Comunque sia. Pare davvero che questa terza puntata del GF VIP abbia acceso gli animi dei concorrenti. Difatti, oltre la delusione di Carmen Di Pietro perché finita in nomination contro il criticatissimo Daniele Bossari, anche Malgioglio ha mostrato di essere insofferenti nei confronti di Marco Predolin e Jeremias Rodriguez. Motivo per cui ha dichiarato più e più volte di voler abbandonare il reality? Ci saranno altri colpi di scena in queste ore? Per scoprirlo non resta che seguire la diretta 24 ore su 24 sul canale del digitale terrestre Mediaset Extra.